Jam TV. Nel 2011 aveva annunciato il suo ritiro dalle scene artistiche, sancito poi dal suo ultimo tour che si era concluso a marzo del 2012. In realtà non si è mai trattato di un vero e proprio ritiro definitivo, come testimoniano alcuni brani scritti per altri artisti, comprese alcune sue piccole partecipazioni. Ma tant'è, questa notizia aveva lasciato sgomenti tutti i fan di Ivano Fossati e più in generale oserei dire tutti gli amanti della musica italiana. La notizia è che Ivano Fossati è tornato a scrivere e soprattutto a cantare grazie a uno di quegli inviti che non si possono rifiutare. L'invito è giunto direttamente da Mina, una delle più grandi voci della musica italiana di sempre. Il progetto si chiama Mina Fossati, sono 11 brani inediti scritti da Ivano Fossati e cantati da Mina insieme a Ivano Fossati. Il progetto Mina Fossati si concentra sul tempo presente, sul qui e ora, lasciando la parola all'amore e al modo di cantare l'amore. Ma ascoltiamo direttamente dalla voce di Ivano Fossati il racconto di questo nuovo disco e soprattutto il simpatico aneddoto che l'ha convinto ad accettare l'invito di Mina. Mina Fossati. Sento dire che su quella carrettera nera. Il co-protagonista di questa avventura, Ivano Fossati! Questo apparente non tener fede alla mia decisione di 8 anni fa di staccarmi completamente è derivato soltanto dal fatto che questo invito veniva da Mina. Il desiderio di Mina, la richiesta di Mina è stata dal primo istante quella di cantare insieme nel disco. E questa era la grande sorpresa. Ma guarda tutti quelli laggiù, come ballano e si baciano, con che sguardi si ingannano, per un'occhiata così anche tu m'hai desiderata. E allora sono tu. È un disco che ha come argomento portante il presente. È un disco che parla del qui e ora. Poi sono tornato a casa e ho raccontato la cosa a mia moglie. Ho detto, sai Mina, penso ancora di fare questa cosa. Io sono veramente combattuto in dubbio. Lei mi ha guardato negli occhi senza parlare e mi ha detto, se dici di no a Mina, chiedo il divorzio. Brava! Thank you.